Mister, una semifinale di Coppa Italia d'andata che è iniziata subito con un gol. Poi abbiamo visto però una grande voglia da parte dei tuoi giocatori di trovare il gol del pareggio. È arrivato purtroppo soltanto nel secondo tempo. Il pareggio alla fine nei 90 minuti è stretto, perché penso abbia creato, credo sia lasciato occasione da gol nitide. Purtroppo dispiace che forse i ragazzi hanno sentito troppo la partita e probabilmente abbiamo sprecato tutto il primo tempo, che abbiamo sbagliato veramente tanto su degli passaggi elementari, ma probabilmente dovuto alla preoccupazione della partita, l'hanno sentita troppo e è capitato così. Poi loro, primo sbaglio che abbiamo fatto, ci hanno fatto gol e niente, poi è stato difficile recuperare, però i ragazzi sono stati encomiabili. Fra due settimane c'è il ritorno? Sì, ma io ho detto già 15 giorni che dico che è una partita da giocarsi in 180 minuti, e sarebbero state due partite diverse, perché al ritorno giocheremo sicuramente su campo sintetico e quindi sarà tutta un'altra partita e niente, ce andiamo là a giocare e penso sicuramente saremo più sereni rispetto a oggi. La mia squadra non mi è piaciuta per niente. La squadra avversaria è sicuramente composta da giovani di sicuro talento, veloci, agili, e sicuramente ci hanno messo in difficoltà già da subito senza fare grandi cose davanti, però il possesso palla e la gestione e la cattiveria agonistica era sicuramente diversa dalla nostra. Lei non si è mai nascosto dietro un dito, la sua ambizione per questa squadra è sempre la promozione anche quest'anno. Beh, noi è 3-4 anni di fila che facciamo il playoff, ogni anno cerchiamo di migliorare. L'anno scorso siamo 3-4 anni fa quinti, quarti, terzi, e se riusciamo a arrivare, non dico secondi o primi quest'anno, la volontà e la voglia e la società mira a fare qualcosa di più. Se questo qualcosa di più significa fare secondo o primo posto, ma sicuramente ci intendiamo.